Ciao Angela, ciao Giuseppe, ciao Dora e ciao a tutti la compagnia bella, tutta la missione, tutti gli 11 e Dio vi benedica tanto. Prego Signore Gesù Cristo che questo messaggio sia con amore e che sia molto effettivo, di molta qualità, per gloria del Signore Gesù Cristo, tutto con l'amore di Gesù. Secondo il messaggio che mi hai inviato, cara Angela, evangelizzare, sai che vi racconto tante testimonianze, uno qui puoi andare per strada, no, non c'è problema, dici la gente è aperta o scappa, mica è come in altri paesi, nell'Europa, non so, nella Germania, tra virgolette primo mondo, ma in realtà sono primo anticristi. Qui non è così, no? Mica sono anticristi, qui mica ti cacciano via, basta che tu sia sincero. Basta che hai il vero amore di Gesù Cristo, che non sei, troppo, che non sei religioso, e dici Gesù è amore, Gesù è amichevole, Gesù è amico, e mostrare questo, e con l'amicizia evangelizzi tutti quanti, non interessa che siano agnostici, cattolici, qualunque religione. Io non sono nessuna religione. Ci sono forse 9 tra 10 persone che io dico, sai, sei credente? Sì. Ah, che Dio ti benedica. Sai, vuoi pregare con me? Sì. Posso pregare per te? Sì. Tutto quanto, sì. Non interessa la religione, alla fine tutti amano il vero Gesù, non andare a cambiare religione, basta che sei cristiano vero, sincero, pieno dell'amore di Gesù, benedici tutti quanti. Non tutti, ma 90% forse. Ok, come hai visto, ho ricevuto un cristiano che è attivo. Bene, e nella mia famiglia si scandalizzano un po', per essere sincero, sai, per loro la vita è, guarda, vai a scuola, vai all'università, adesso non mi molestano più con quello, ma mi molestavo tanto. Ma conseguiti un lavoro o fai un negozio o non lo so. E alla notte guarda la televisione, così la migliore vita che ti possiamo offrire, no? Grazie, signor diavolo. Cara famiglia, vi rispetto, ma non grazie, io voglio seguire Gesù. Ma nelle strade non è così, io dico due parole alla gente, sai, è buono pregare. Loro mi predicano a me, sì, è benissimo pregare, una cosa che dà tanta gloria a Dio, non lo so. Mi fanno loro la predica a me, così sono aperti. Alleluia, le pecore sono molto dolci e speciali qui. Come si vive in Messico da cristiani? Bene, in Messico puoi vivere la vita normale e se veramente ami il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la mente, forze, il Signore ti benedice. Qui, e penso in qualunque altro posto, il Signore ti benedice, sia che tu hai un lavoro, sia che evangelizzi. Se vai a evangelizzare, non so, in un parcheggio dove la gente sta mangiando, la gente ti offre il cibo dopo che li evangelizzi. E la gente è molto dolce qui. E un posto di pecore sicuramente, almeno nella mia città. Come vedi tu la situazione in Messico dal punto di vista di un cristiano vero che vuole vivere per Gesù? Da cristiano vero, la situazione la vedo molto dura, vedo l'adempimento delle profezie. Vedo che il crimine va in aumento e la malvagità va in aumento, come è scritto in Matteo 24, non so qual è il verso, ma dice la malvagità aumenterà e per questo l'amore di molti si farà freddo. Una traduzione un po' del spagnolo. Questo si vede nei giornali, uccidono uno, due, tre al giorno. Praticamente non era così un paio di anni fa, 5, 6 anni fa non era così. Adesso il crimine va in aumento, anche nella mia città non è molto pericolosa. Messico, davvero, è un paese di 50, non so, un 40-60% di povertà estrema nella popolazione totale del paese. Mica sono tutti violenti o con crimine, ma anche ci sono posti con crimine. Ci sono posti dove la gente è povera, indigena. E non mica parlano lo spagnolo, ci sono altre lingue diverse dallo spagnolo,
C'è il Nahuatl, lingue così simile, lingue di prima che gli spagnoli arrivassero a America e a Messico, e sono rimaste. Sarà più difficile, se qualcuno vuole evangelizzare quella gente, un po' più difficile che ti capiscono, perché tu parli lo spagnolo, l'italiano, qualche altra lingua, loro parlano il Nahuatl. È una lingua un po' difficile da imparare, ho ascoltato, ma con l'aiuto del Signore si può imparare. Sì, ci sono diverse lingue, diverse zone con gente povera. E veramente questa è la situazione un po' generale. Ci sono città principali che la situazione economica non so, va bene, ti trovi un lavoro. E ci sono altri posti che la situazione è più tranquilla, non è così organizzato, ma anche la città va bene. Altri posti dove è meno organizzato, ma c'è più crimine. Ci sono i poliziotti che passano per la strada e adesso passano anche con loro i militari dell'esercito, passano nei loro stessi trucks, camionette, non so come si dice in italiano, scusatemi, e nella parte trasera del veicolo ci sono i militari e i poliziotti guidano la macchina. Praticamente io vedo che vogliono militarizzare e la vedo dura. Vedo che vogliono militarizzare questa città e altre città principali, ma questo sono un tanto meno organizzati in altri posti, ma ci sono città con alto crimine, problemi di narcotraffico, posti dove la gente è armata, perché c'è troppo crimine, la polizia e l'esercito li proteggono, se difendono loro stessi. E gli fanno una brutta immagine nei media e loro si difendono dal crimine. Sì, io direi che questo è un posto di crimine, mica come in Sud America, che voi dite parlate maraviglie, 99% pecore. C'è qui forse 90% nella mia città. Ma sì, devi guardarti dal crimine, non andare di notte queste cose, o posti troppo soli. Questo nella mia città con questo va bene, ma altri posti è più difficile, c'è problema di kidnap, problemi di donne violentate, problemi di omicidio, ma anche penso a un indice alto di pecore, grazie a Dio, gloria a Dio, anche se hanno la povertà e il crimine, hanno anche le pecore. E beh, non so dove sarebbe un buon posto di rifugio, e questo è come la vedo io, un po' così brutta, per essere sincero. Sai, nella mia famiglia dove anche loro mi sopportano la mia fede, sono tutti quanti aperti e non interessa se sono più ricchi o più poveri, qui praticamente tutti ti ricevono. Non tutti, ma praticamente tutti. Messico non è un posto, diciamo, troppo anticristo, no, è il contrario. Sono cattolici e tutti quanti gli piace ascoltare di Gesù. Penso che questo sarebbe tutto. Vogliono militarizzare, questo è vero. Vogliono fare polizia statale, il mando unico le chiamano. Beh, penso che vorrei finire qui, scusate, mi sono dilungato un po' troppo. Niente, che Dio benedica, sorella Angela, grazie per il tuo messaggio, che Dio ti benedica, dolcissima cara Angela, dolcissimo caro Giuseppe, dolcissima cara Dora, tutti quanti sono dolcissimi, che Dio benedica tanto. Anche voglio ringraziare Dora per rispondermi l'altro giorno su un messaggio che vi avevo inviato. Adesso ho tagliato quella corda e va bene. Allora mi sento che sia ristabilita la mia relazione con Gesù al 100%, gloria a Dio, la guida dello Spirito Santo. Che Dio benedica tanto. Sono io Stefan, ciao.